Allora, abbiamo prima parlato di subsidenza, adesso in maniera più specifica parliamo di, diciamo, di zone a rischio, comunque di zone dove ci sono delle faglie attive. Come diceva all'inizio il Presidente, in pratica noi non vogliamo creare allarmismo, però non vogliamo neanche minimizzare, cioè non voglio sentirmi dire, è stato detto, non voglio sentirmi dire, ma se fanno poi delle ricerche potrebbe essere un'opportunità. Non so per chi. Qualcuno l'ha detto. E non l'abbiamo sentito dire, sì. Eravamo io e lui, l'abbiamo sentito con le nostre orecchie. Allora, no, scusate. Allora, io sempre nel cercare di documentarmi sempre di più, in pratica sono andato a leggermi, ecco il discorso di non allarmare, cioè sono andato a leggermi quello che era uno studio fatto dal professor Enzo Boschi, penso che lo conosciate tutti, che è stato presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e di Vulcanologia. Cioè, il professor Boschi, in uno studio fatto con il suo staff, ha diviso l'Italia, non c'è la Sardegna, perché sappiamo tutti che la Sardegna è immune da terremoti. L'Italia, che è quella parte che è disegnata nel video, in pratica è stata appunto divisa in zone dove, con mio stupore, la parte relativa a dove è successo il terremoto nel 2012 è considerata come poco, non pericolosa. Quella fascia scura che noi abbiamo evidenziato con la sezione 27, chi conosce la geografia è la nostra, che in pratica parte dalla zona del Ferrarese, delta del Po, arriva fino a Ravenna, entra nella zona forlivese e arriva a sfiorare la Toscana. Ma la cosa che mi ha lasciato molto perplesso, perché io non sapevo, cioè sapevo che la nostra zona era a rischio, comunque il terremoto ogni tanto lo sentiamo, le nostre case, le nuove, sono tutte antisismiche, e sapevo che era una zona, zona 2, quella che viene qualificata zona 2 a livello di rischiosità sismica, ma non sapevo che la nostra zona a livello di rischiosità pari a quello della Sicilia, pari a quello della Calabria, pari a quello dell'Aquilano. Tant'è che nel suo studio dice, quello che salta agli occhi è che quell'area nera che dalle coste del Ferrarese passa su tutti i Ravennate, Forlivese, e arriva in Toscana, dove in pratica con il rischio 1 è non probabilità, certezza di terremoto. Nell'Aquilano, quella zona rossa, è certezza di terremoto, c'è già stato. Per quanto riguarda la nostra zona, come dicevo, si è accomunata appunto con alta probabilità, non con probabilità moderata come è nello studio del progetto della Povelli. Povelli dice con moderata sismicità. Chi è che si legge le 338 pagine del progetto dice moderata sismicità. Viene smentito dallo studio Boschi. Enzo Boschi non solo dice che non è moderata sismicità, ma dice che è ad alta sismicità, nel senso che è alta probabilità, quindi vicina a 1, quindi vicina alla certezza di terremoto devastante, solo per la Sicilia sud-orientale, per l'Aquilano, per Naso, Capo d'Orlando e il Forlivese. Questo è lo studio di Enzo Boschi. Per cui quello che dice in una relazione, nel progetto La Povale, dove dice moderata sismicità, è chiaro che non gli fa comodo leggere questo,
Ma noi lo dobbiamo sapere. Noi lo sappiamo che comunque questa è una zona sismica, però dobbiamo essere anche consapevoli che comunque il rischio c'è ed è di una certa intensità. Quindi volevo appunto precisare questa cosa. Poi c'è un'altra cartina, non so se si riesce. Ecco. Questa è l'ultima cartina che è stata aggiornata nel maggio 2013. Ecco, questa è la cartina aggiornata dove noi ci siamo in pieno. Quella fascia orizzontale che dove siamo noi, quella è la zona dove noi abitiamo. Quindi, senza voler fare allarmismo, però noi siamo lì. È uno studio di Enzo Boschi, non lo dico io non ho elementi, non ho la professionalità. I miei studi sono quelli ragionieristici, non certamente quelli di vulcanologo o sismologo. Questo è quello che dice lui. Ok, adesso abbiamo una serie di diapositive che vi facciamo vedere, perché sarà un sunto visivo di quello che abbiamo appena detto, cioè sismicità e subsidenza. Prego. Dura circa un minuto e mezzo, non di più. E l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece le porta la morte perché è radioattiva. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Un giorno il denaro ha scoperto la guerra mondiale, ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario. E presto la chiave nascosta di nuovi segreti, così copriranno di fango persino i pianeti, vorranno inclinare le stelle, la guerra tra i soli, i crimini contro la vita li chiamano errori. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Eppure sfiora le campagne, accarezza sui fianchi le montagne e sconfiglia le donne tra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli. Ecco, abbiamo voluto chiudere. Abbiamo voluto chiudere un po' questa visione con l'ultima diapositiva, che è un cartello, una rappresentazione grafica di un ragazzo della scuola media in occasione appunto di quelle borse di studio che abbiamo diciamo istituito noi in dicembre. Io penso che la visione di queste diapositive sia più eloquente di ogni parola, cioè, non so, a mio avviso chi vuol capire capisca, ecco.